Qual è la posizione dell'Ordine degli Architetti in merito alla collocazione dell'ospedale unico? Beh, noi abbiamo chiarito più volte che il progetto, non siamo contrari al progetto di un nuovo ospedale, però vanno considerate tutta una serie di questioni. Prima di tutto, cosa succederà degli edifici dove sono allocati adesso i servizi dell'ospedale di Teramo? Cosa succederà all'area dove verrà eventualmente costruito il nuovo ospedale? Perché ci sarà sicuramente una nuova urbanizzazione, la costruzione non solo delle strutture ospedaliere ma anche di strutture di supporto, e praticamente, come è successo all'epoca a Villa Mosca, succederà anche nella zona scelta per il nuovo ospedale, che nascerà una nuova città. Quindi nuovo consumo di suolo e un cambiamento degli equilibri urbanistici non solo di Teramo ma dell'intera provincia. Quindi la questione va pianificata attentamente e va condivisa con tutto il territorio. Siamo contrari a una decisione presa in solitudine dalla ASL e siamo favorevoli alla condivisione della questione sul territorio, perché non si tratta solo di costruire una struttura ospedaliera, ma di cambiare gli equilibri dell'intera provincia per i prossimi 50 anni. Quindi tutti i portatori di interesse vanno coinvolti e vanno viste attentamente quali saranno le conseguenze della realizzazione di un nuovo nosocomio e se non sia più conveniente ristrutturare il vecchio. Poi sulla questione di un ospedale più ospedale, ospedale unico, rimandiamo le scelte della politica, non siamo certo noi che possiamo dare soluzioni.